Salve dalle macchie delle coserie, oggi tempo ventoso, fa sempre caldo, ho cominciato a raccogliere un po' di cipolle. Queste sono le cipolle, diciamo, simili a quelle di Tropea, sia quelle tonde sia quelle lunghe. Gli appezzamenti qua sono a seconda della semina, perché a volte possono capitare quelle più piccole, sono quelle mascoline o femmine, che c'è una differenza. Però io non amo portare le cipolle di stazza molto grande, perché metto meno acqua, quindi non gli do tutto quel gonfiare, perché poi fondamentalmente ci avevo provato una volta a farle belle grosse e durano poco. Con questo accorgimento, un po' come quelle di Tropea, ho appezzamenti più piccoli, tanto non è che io devo vendere cipolle, quindi chiaramente per i miei utilizzi, e questi mantengono almeno un anno tenuti in un posto sicuro, almeno 9-10 mesi sicuro. Quando invece vengono raccolte grosse, già questa qua è al limite, secondo me, non possono che durare massimo un mesetto, ecco, come potete mangiare. Sembra bello vederle grosse, ma poi fondamentalmente le troverete sempre marcite e germogliate, e poi dovete andare ancora nel negozio a comprarle successivamente. E quell'apparire che c'è anche qua, che fanno vedere queste grosse cipolle, e poi trovarsi senza cipolle già verso ottobre-novembre. Vedete, quando sono arrivati già a questo punto qua, credetemi, è più che sufficiente. Non c'è bisogno di prendere. Se ci fate caso, quelli di Tropea, che sono specializzati a produrre cipolle, hanno più o meno appezzamenti così. Ne vedete più grandi? Un motivo ci sarà. Grazie all'attenzione da Michele, esperto alle macchie delle coserie.